La felicità è una caramella nel cuore che sciogli ogni volta quando pensi che un paio d'occhi da qualche parte stanno pensando solo a te e non importa che ci siano davvero, l'importante è che lo pensi. È piangere inutilmente per un bel brano. A 16 anni piangi ogni 3 ore spaccato. Stanno lì, tu non vorresti, ma loro arrivano, si spiaccicano tra occhi e naso. Se non ti sei truccata sono salate e buone da assaggiare. Se hai messo fard e mascara, sanno di ambulatorio. E sono amare, più di quello che le ha scaturite. I maschi no, loro non piangono, no. Per fortuna ad un certo punto partono i singhiozzi. Più bella del pianto, perché sono liberatori e senza freni. Quando singhiozzi potresti morire o strapparti il vestito in una discoteca perché l'abito si è impigliato in un chiodo. Te ne sbatti, i singhiozzi sono liberi. Io non mi sono confusa. Questo non è l'incipit del nuovo libro, ma del primo volume. Marzia, calibro 9 lungo. Era il 2 ottobre 2015 e tutto è nato esattamente qui con voi da Io ci sto, Francesco Di Domenico. Aggiungerei un applauso per Fabiana Sera, straordinaria voce di questa presentazione. Signore, signori pochi, buonasera e benvenuti alla presentazione del nuovo libro di Francesco Di Domenico, Il cuore di Marte. Si rivenza altro applauso, ben 3 in meno di un minuto. Cioè neanche Cannavaro ai tempi d'oro beccava tutti questi applausi, ma questa è un'altra storia. La storia nella quale ci porta Francesco Di Domenico è quella di Marzia, che abbiamo conosciuto pochi istanti fa grazie alla voce di Fabiana. Fabiana che sarà autentica protagonista di questa nostra serata, e lo sarà un'altra ospite alla quale do il benvenuto, che è Serena Napoletano, al quale va un applauso, una blogger presso il suo canale Instagram e Facebook, Un amore di carta. Negli ultimi giorni ha dedicato grandissima attenzione a questo romanzo e ci sono una serie di domande che il lettore, come dire, è tipico, no? Quello molto attento che fa le pulci veramente ad ogni storia vuole fare l'autore. Ma la prima domanda la faccio io, nella speranza di mettere a proprio agio questo signore che sorride a tutti, ma in realtà è teso, proprio come la corda della chitarra di Pino Daniele, della quale parlavamo un attimo fa. Francesco Di Domenico ci hai presentato Marzia, non ti distrarre, è arrivata una bella donna, ma ce ne sono molte altre, quindi non stare sempre lì. Dicevo, Marzia Calibro 9 è nato qui all'interno di questa straordinaria libreria, ma com'è nato Il cuore di Marzia? Buonasera, vedetemi da vecchio microfonista, facevo il tecnico con la buon'anima di Pino, Pinottolo. Come nasce Il cuore di Marzia? Totò avrebbe detto così. Io amo raccontare cose altre, specialmente da quando sto scrivendo noir, perché cerco di non parlare troppo del noir, altrimenti poi Pacchito mi bacchetta perché dico cose e faccio lo spoiler. e quindi credo che sia molto importante che la gente che ci vede, che ci vede parlare, vada in empatia con lo scrittore. Ormai dai tempi di Facebook e anche prima è nato questo rapporto intenso tra lettore e autore. Definisco un vero scrittore perché gli scrittori poi sono qualcosa di molto più di alto e che restano nella storia. Noi raccontiamo vicende e ci fa piacere che ce le pubblichino. Come nasce il cuore? Nasce anche dal cuore dei lettori, delle lettrici. Cioè, Marzia ha un 60% di lettrici donne e un 40% credo
un 30% di maschi, l'altro 10% non ho mai capito dove sta. Come si dice in questi casi, non sa o non risponde. O non risponde, ed è un patchwork di donne, un patchwork di donne che ho incontrato, che di persone incontrate nella vita, una specie di Frankenstein dove ho messo insieme tante cose per crearne una a mio piacimento. Questa è una delle cose bellissime, come è bello stare dietro l'acqua minerale. Una volta voi state dall'altro lato, una volta io facevo andavo alle presentazioni e stavo sempre dall'altro lato dell'acqua minerale. Adesso sono da questo lato e sono molto contento. È anche bello scrivere e raccontare le persone, i personaggi, e poter fare dei personaggi quello che si vuole. Potrei uccidere, potrei far rivivere una persona. Tra l'altro questo lo facevo quando ho scritto le storie di Max Fontanarossa, che erano dei gialli con omicidi, e riuscivo poi alla fine a, non dico far resuscitare, ma a non far trovare più il morto, perché essendo io un disneyano il morto, ma questo nei racconti umoristici. In questo caso sia in Marzia, il cuore di Marzia, sia che Marzia Calibro 9 lungo, il morto c'è, ci deve essere, perché è un noir, un giallo, ma è un pretesto per raccontare una donna. E se dico tutto adesso, poi dopo, perché tu me dici. No, no, va bene, anzi, grazie. Allora, vorrei passare la parola a Serena, però prima devo raccontare un aneddoto, perché quando le ho portato il libro, ed eravamo da queste parti, abbiamo preso un caffè al Vomero, gli ho detto, guarda, fai una cosa, comincia dalla fine. Lei mi ha guardato come pensando che, insomma, dice, ma sei impazzito, mi dici il finale. No, parti dall'appendice, ovvero dalla stanza dello scrittore, che poi approfondiremo dopo, che forse è il modo migliore per conoscere Francesco Di Domenico. E parleremo anche della stanza dello scrittore. Serena, dobbiamo fare il cambio di spugna, però vorrei innanzitutto una tua considerazione sul cuore di Marzia e poi le domande per l'autore. La protagonista Marzia mi ha colpito soprattutto perché Francesco tu l'hai definita un po' una Frankenstein. A me piace definirla l'alter ego di se stessa, perché da un lato vediamo una detective con gli attributi che riesce, insomma, a tenere testa comunque ai suoi colleghi uomini, dall'altro lato si nasconde comunque nasconde la sua fragilità dietro una corazza. Cerca l'amore in Non è fortunata, anche se comunque ha tanto da raccontare, ha un bagaglio, insomma, abbastanza ampio, soprattutto per quanto riguarda, senza fare spoiler, suo figlio Davide. Per te è stato semplice raccontare la storia dal punto di vista di una donna, e soprattutto se c'è stato un romanzo tra i noir, anche della Hit Parade, che è presente nel romanzo, che ti ha ispirato il personaggio di Marzia? No, nacque... non lo so, perché quando ho avuto questo desiderio di scrivere dalla parte in prima persona come donna, chi non ha letto il primo non sa che io scrivo in prima persona, no? Come se fossi io direttamente il personaggio. E la magnifica Patrizia Rinaldi, quando le raccontai questa cosa, dice, chi se ne azzardo, Francesco? Però tu sei bravo, fai, vai avanti. Questa frase bellissima la ricorderò sempre di Patrizia Rinaldi. Quando le raccontai per telefono, voglio scrivere una storia dalla parte, cioè dentro le donne. Come lo stavo dicendo prima, no, non lo so come è accaduto. Molti amici, anche molto più autorevoli di me, dicono che i personaggi camminano da soli. Tu cominci a scrivere e viene fuori, perché poi il portato di tutta, e anche tutta una vita, il portato di tutte le esperienze, di tutti i ricordi, noi, che metti insieme, mentre scrivi credi che veramente siano i personaggi, ma è tutto quello recondito che tieni dentro e che esce fuori. Episodi della tua vita che tu hai dimenticato, che spesso scrivi e che hai dimenticato, e dopo aver letto il libro, ho riletto il libro stampato e ho pensato, ah, adesso ricordo questa cosa, ma io l'avevo fatta realmente, insomma, e questo è un fatto, io credo che questo niente si inventa.
niente si inventa, no? Dicevi... No, quindi c'è anche qualcosa di autobiografico. C'è qualcosa di autobiografico? Ma io credo che tutto sia sempre un po' autobiografico, proprio no, ma nel senso che siamo fantastici, non nel senso di essere dei presuntuosi, ma che lavoriamo di fantasia. Chi ce l'ha questo dono di riuscire a mettere insieme tante cose per farne un collage di sentimentale, e chi invece scrive dei diari o altro. No, scusate, ma una considerazione la devo fare. Quando hai detto il fatto dell'autobiografico, è un po' difficile immaginarti con i tacchi, solo questo, poi per il resto, per carità, cioè per quanti non conoscessero ancora Marzia. Fabiana ha appena detto che c'ho la parte femminile, mannaggia che vi dà, però. Vabbè, magari sì. Ha detto molto. Molto sviluppata. Allora, dicevo, Marzia è un personaggio, come dire, un po' atipico, nel senso una donna particolarmente cazzuta, non che le altre non lo siano, però ha tirato fuori un personaggio molto interessante, soprattutto se si pensa che viene raccontato da un uomo. Naturalmente, insomma, per noi maschi è un po' più complicato entrare nella psiche delle donne, così come per le donne non è semplicissimo entrare in quella degli uomini. Ma entriamo, come dice il buon Aldo Putignano, all'interno della storia di Marzia. Fabiana, sera. Entro nel bar Susi, dietro Rua Catalana di fronte alla questura, la strada concessa nel 1414 dalla regina Giovanna ai commercianti spagnoli. La sorella del re Ladislao d'Anjou era succeduta a suo fratello dopo la sua morte per avvelenamento, una vagina di cortigiana avvelenata. Ma siamo così potenti noi donne, vabbè. Intorno si sente l'odore del mare che viene dal molo Beverello. Il rame esposto dagli artigiani sembra che rilasci un'essenza. I metalli odorano di maschio, di raziocinio, di determinazione, sanno di trasformazione. Guardo sempre le mani dei maestri che lavorano nelle botteghe. Hanno dentro la poesia della costruzione, il nero antico fissato nelle pieghe delle dita che nessuna candeggina lava. Ricordo le vigilie di Natale, quando mi ritagliavo un tempo tutto mio e solitaria giravo di mattina presto tra le bancarelle di pesce sempre nell'area del porto, senza mai allontanarmi troppo dalla sedia universitaria per tornare poi a sedermi sulle scale vicino alle Sfingi e ripartire dalla mia seconda vera casa, la Federico II, dove studiavo giurisprudenza, dove studiavo da commissario. Ora sono ispettore, un commissario pezzotto. Buongiorno. La bocca bella, Marzia, terribile, allora bevetevi un bicchiere d'acqua e andatene. Voi a bocca tenete già bello un mossura. Tonino ha sempre la battuta pronta. È bello che la bellezza si nasconde quando lo vede. Gli occhi del colore del tempo, se è limpido sono azzurri, se è un po' grigio scendono di tonalità, ma sempre di un colore. I capelli biondo rame e la barba tutta di rame lucente, questa barba dash tanto di moda che se solo sapessero chi imitano, se potessero conoscere il terrore che quelle bestie provocano tra Siria e Iraq. Il naso è scolpito, esce direttamente dai cataloghi di disegno che vendono più in là, le cartolerie di Santa Maria a Costantinopoli, dove c'è l'Accademia di Belle Arti. Il primo amore mi sorpresero le parole, poi scopersi che era anche bello Rino e gli diedi quello che si meritava. Di aver aperto per la prima volta il mio gate a lui. Mai. Bravo! Bravo! Dovrebbero inventare la Fabiana Sera da viaggio che legge i libri di Francesco Iovene. No, scherzo. Portatile, la piccolina, l'app. Ma magari. Allora, Francesco, io vorrei parlare di due entità delle quali tu sei follemente innamorato. Rispondo ai nomi di Giuliano e Napoli, due città senza le quali proprio tu, cioè come se mancasse qualcosa. Sì, diciamo che la provincia dà molto a Napoli. Oggi ricorre l'anniversario della nascita. Lo so, allora lo dico io, anche perché è arrivato il buon Aldo Putignano. Oggi
avrebbe compiuto gli anni, anzi compie gli anni, parliamo al tempo presente, un grande amico di tutti quanti noi, si chiama Lucio Rufolo. E Lucio Rufolo ha fatto una cosa, aspetta, no, ti spiego. Lucio Rufolo si è nascosto talmente bene che in questo momento non lo vediamo. Forse lo troviamo tra le pagine di Piaveide, forse tra quelle di Antologia di Spam River. Sta nascosto là. È un po' come il nascondino, tu conti fino a 100 e poi lo vai a cercare, ma lui fa la tana libera tutti quando meno ce l'aspettiamo. Quindi facciamo così. Sì, dice, Lucio, ricordami, diceva appunto Lucio che viene da, veniva da Contursi Terme, io da Giuliano, tutti concentrati in questa città e poi nel nostro ritorno a risciacquarci i panni in arno nelle nostre province, la nostra splendida amica anche lei è del mitico Panicopoli, l'antico nome della bella Villa Ricca. Voglio dire, tra l'altro volevo ricordarvi un aneddoto riguardo Marzia Calibro 9 lungo di Lucio Rufolo. Libro serioso, non era un libro umoristico, lo presentiamo a Piazza Dante al caffè del vino e delle rose di Rosanna Bazzano, lui esordisce dicendo: signori, ormai a Napoli sono moltissimi giallisti, già mi fa una fetezia. Poi dice: ormai i delitti la gente non va più in questura a denunciarli, va direttamente alla Feltrinelli. Una battuta di rara bellezza che neanche Woody Allen. E quindi io comincio a ridere. E quindi dicevo, la provincia è importante, Pozzuoli, tutte queste entità che hanno tutte una loro cultura e delle loro radici, che sono diverse. Perché attenzione, sono diverse. Noi per esempio siamo cumani, siamo molto legati alle radici del romaniche, voglio dire. A Napoli un po' si è persa, cioè, era stata quella greca più che altro. Non sono soldati qui, mi può dare una mano in questo. Quindi sì, è chiaro, io dico che tutte queste culture messe insieme arrivano a Napoli, ma Napoli non è un'entità tutta sua precisissima. Questo dico sempre. Napoli è veramente un patchwork, un mélange di tante culture che insistono nella città. Perché pensate, tra l'altro la città fino a 20 anni fa era oltre, 30 anni fa era quasi 2,5 milioni di abitanti. Poi c'è stata una diaspora incredibile, oggi credo che l'ultimo, sta facendo sondaggio, il censimento narra di 800-900 mila abitanti, tutto il resto non è che siano deceduti, si sono spalmati in provincia e tornano poi in città con la loro contaminano la provincia, cioè, e poi tornano con le contaminazioni della provincia, quindi c'è un divenire culturale anche in questo. Infatti io ho cominciato a, non so se scrivere, stavo cominciando il terzo, ma così per gioco, durante il lockdown, il terzo libro di Marzia, però ho cominciato a far uscire fuori le indagini. Infatti parlerò un po' di Aversa qui, l'ambisce anche Giuliano, ma per un poco, insomma, parlerò di Aversa, che è una straordinaria città casertana, ma che però è più napoletana, perché sta a 6 km dal confine di Napoli, ed è una città antichissima, normanna, molto più antica di Caserta. Vorrei giocare inteso nel senso di cominciare a narrare i luoghi intorno alla città, quindi mi piacerebbe scendere giù a Torre del Greco, ho detto per Ercolano, oggi Alberto Angela parlava di questo straordinario e unico museo al mondo che c'è ad Ercolano, che io non conosco, per esempio. Quindi no, stavo preoccupandomi che Alberto Angela avesse parlato di Torre del Greco, avrei detto perché, però vabbè, questa è un'altra storia. Serena Napoletana, tocca a te. Allora Francesco, la mia è sempre una curiosità da lettrice. Allora, oltre a Noir hai scritto anche una storia, la storia di Gianmarco Bellini. La mia curiosità è stato più semplice scrivere, ideare una storia dal nulla, nel senso quella di Marzia, o narrare quella di Gianmarco Bellini? Sì. Beh no, quando hai già una storia tra le mani la devi soltanto infiocchettare, dico per dire. La cosa importante con Notte in Arabia, che è la storia in pratica di Gianmarco Bellini,
se non lo accoppio con Cocciolone, molte persone non lo ricorderanno, Bellini e Cocciolone, i due piloti caduti in Iraq. Ebbi l'onore di portarlo al Senato, fu inserito nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Io ebbi la fortuna di conoscere Gianmarco Bellini e mi chiese se volessi scrivere la sua biografia. Ho dovuto intervistarlo. La fatica è stata far parlare un soldato, perché sono omertosi. Guarda, dimmi questa cosa. Ah, ma io questo posso dire, come non puoi dirlo? Io ti sto scrivendo la tua biografia. Anzi, narrami la storia della tua vita, perché io poi non ho fatto niente, ho pilotato solo aerei. Nessun uomo insignificante innanzitutto. Però quello che potremmo considerare il più insignificante degli uomini ha una storia. Una storia che è un romanzo, le storie anche del tuo gatto, cioè voglio dire, no? E quindi non è stato. Io tra l'altro ho collaborato, ma non ho firmato, ho collaborato alla biografia di un personaggio molto importante della grande finanza italiana, che era a quei tempi il presidente della Gabetti, l'amministratore delegato Bruno Venture. Ho collaborato e l'ho aiutato a scrivere quindi poi è diventato quasi un piacere scrivere biografie, insomma, no? E penso che le parole, ecco, non mi piacciono i generi, dall'umorismo alla storia, poi adesso al gallo, forse se mi verrà voglia scriverò altre cose. Io penso che non bisognerebbe mai fermarsi ai generi, perché è come se uno guidava l'autobus o pilotare un elicottero, un aereo, diversificarsi. Questo capita nella musica, perché tra l'altro se non si cambia ci si annoia nel fare queste cose e si annoia anche il pubblico. È capitato nella musica con grandissimi personaggi, dico da Lucio Dalla che arriva all'opera, ma da Riccardo Cocciante, che sono 25 anni che è in cartellone a Parigi con un'opera e qualcuno lo ricorda come canzonettista. Voglio dire, cambiare sempre restando nel genere è importante. Allora, io vedo tra il pubblico, a parte il buon Aldo Cudignano, c'è un'altra autrice di Homo Scrivens che è Anna Maria Montesano. Abbiamo una cosa in comune, io, lei e Francesco Di Domenico, che è quella di essere stati siamo allievi di corsi di scrittura. Ti chiedo quanto è importante la formazione, veramente quella del banco, no? Ancora con la carta e con la penna, a prendere appunti, a mettersi alla prova, a fare gli esercizi, tu che comunque hai frequentato lo storico laboratorio Achille Campanile. Ma io ho lambito il laboratorio. L'ambito è bellissimo. Ho lambito il laboratorio Campanile perché andavo più come guastatore a raccontare aneddoti, perché non era un vero frequentatore, perché poi tra l'altro avevo avuto già nelle nostre esperienze, io nell'87-88 ho collaborato col Mattino nella storica rivista Ragù di umorismo, però lo dico a tutti, puoi avere 3 lauree in filosofia romanza, in lettere moderne, però scrivere è un altro mestiere, un'altra cosa. Scrivere un'altra cosa, diversa dalla... puoi fare il preside di un liceo importante, il Mamiani a Roma, però puoi scrivere il tuo diario non scrivere, scrivere è diverso. E quindi le scuole sono importanti. Chiunque voglia abbia questa idea, può essere un genio, ma vale anche per il calcio, voglio dire. No. La formazione è importante sempre. Oggi ce ne siamo accorti, una volta no, c'erano le botteghe sia per l'artigianato ma sia per la scrittura, che si cominciava a fare il proto nei giornali, il mettere i caratteri insieme, a scrivere i necrologi e poi si arrivava alla grande scrittura, voglio dire. Però oggi che ci sono i corsi di formazione per tutte le professioni, credo che specialmente fare un corso di formazione per la scrittura sia importante. Allora, prima di passare a un'altra lettura, io devo fare una domanda a Fabiana. Ma tranquilla, non preoccupare. Ti chiedo, da lettrice ma soprattutto da addetta ai lavori, Marzia, che genere musicale è?
cioè tu che lo so, ti ho fatto una domanda infame, è bellissimo questa, e non l'abbiamo nemmeno questa... preparata, mi odierai per il resto della vita, ma va bene così. In primis mi discosto un attimo da questa domanda per dirti che uno dei complimenti più belli che posso fare a Francesco è quello che Marzia è un libro che è scritto anche per essere letto ad alta voce, è calofonico. Quando un lettore viene chiamato a leggere ad alta voce, si trova molto spesso con dei libri bellissimi che però sono cacofonici, quindi andarli a leggere proprio è bruttino, diciamoci la verità, non voglio dire bugie, e quindi spesso deve fare degli aggiusti per far sì che poi la lettura ad alta voce sia bella e che quindi chi ascolta alle presentazioni possa fruire al meglio della lettura. Invece lui scrive proprio bene bene, sia che per chi legge in mente quando legge a casa o dove vuole, sia che per chi ascolta. Quindi io davanti a testimoni, così poi non puoi più tornare indietro, mi prenoto come audiolibro, se vuoi farne come voce di audiolibro, perché è bellissimo come voce, calofonico. Se dovesse essere un genere, io non credo che potrebbe essere niente di diverso dal soul, che è una musica molto seducente, perché Marzia è seducente, è molto molto seducente, ovvero conduce proprio a sé per la sua bellezza fuori e dentro. Domande no. Perché cioè no, vabbè, no. Fai il bravo. Settembre. Settembre cala solo prima la sera. Alle 8 sono già le 7 e rinfresca prima, però è estate e la gente non ci crede. Non è simpatico settembre, è lui il vero gennaio. Il lavoro ricomincia quasi da zero, le vacanze nelle città di sole sono mentali. Da noi cominciano a metà giugno e finiscono a metà settembre, ma gli altri, gli italiani, quelli che sono altro da noi napoletani, loro non ci credono che è estate. Un po' come Totò e Peppino, che arrivando in primavera a Milano erano convinti di trovare la nebbia. I primi 15 giorni negli uffici si passano a raccontare quanto hai pagato l'ombrellone e il livello di limpidezza dell'acqua dove hai nuotato. Il caos è ordinato, il caldo ordinario. Il piantone di Ro è in ferie, sembra sia andato in America da una cugina, Dio ce ne scampi. Non porta mai la pistola in servizio. Spero solo non abbia tentato di portarsela all'aeroporto, hai visto mai. Un giorno scoprì che nella fondina di servizio aveva una riproduzione in legno scolpita da un nipote che studia scultura all'Accademia. Edmondo, ma sei pazzo? Tu sei il piantone, la prima figura di sicurezza della centrale e tieni un pezzotto di legno nella fondina al posto della pistola? Marzia, ma voi lo vedete quanto mi sa la pistola? Mi era venuto un dolore nel fianco. Ma poi a chiaccia sparà e fotocopiatrici. Il giovane di servizio che lo sostituisce ha gli occhialini e lo becco mentre nasconde un librone sotto il bancone. Buongiorno, dico sorridendo. No, signora, mi scusi, vedendo il mio tesserino di servizio. Ispettrice, che studio giurisprudenza. Tira fuori il libro. Mannaggia la miseria zozza, procedura penale. Ehi, vuoi fare il concorso da vicecommissario? Arrossisce, bruno come Dio comanda, che bruni così non ce ne sono più, quasi arabo, con gli occhi scuri, come caverne, ciglia lunghe e il rossore sulla pelle bruna sembra rossetto, un piccolo insignificante vezzo denuncia un lieve narcisismo, un lucidante nei capelli, un gel. O una brillantina. Azza, quanto è bello. Sì. E quanti esami ti mancano? Oh, non mi dire che ti sei lasciato procedura penale per ultimo. Sì. Però ho già chiesto la tesi. Sei più pazzo di me, tesoro mio. Spero che a te vada bene, altrimenti farai l'ispettore a vita. Se ti va meglio di me, diventi mio superiore. Hai visto mai? Ora però mi fai un favore, mi fai arrivare un cappuccino e un cornetto integrale, uno solo perché sono a dieta. Stanza 11. Sì, signora. Ma che signora? Marzia. Chiamami Marzia. Marzia da Ponte. La vipera della omicidi. A proposito, e tu come ti chiami? Rigo. Come Rigo? Che cos'è? Un nome? Un cognome? Il soprannome di un geometra? No, mi chiamo Fausto.
Fausto Rigo. Sorride. Forse abbozza perché sono femmina. Oppure perché mi considera una stronza suo superiore e non ribattere conviene. Ma quanto sono stronza? A volte esagero. Scrive troppo bene questo, cioè... Allora, Francesco Di Domenico, fino ad ora non abbiamo parlato abbastanza del libro, un libro nel quale, al di là di quella che è l'indagine, veramente per la quale dobbiamo dire pochissimo perché il rischio spoiler è troppo alto, ma possiamo dire che Marzia in qualche modo fa i conti con se stessa, più che mai, va per qualche giorno in Francia per motivi professionali e fa praticamente un salto indietro nel tempo a quella che è stata la sua giovinezza. Poi torna in Italia e si vede costretta, insomma, a coniugare i verbi al presente, al passato e anche al futuro. Tocca a te. Sì, io 5 anni fa, ma anche adesso, ho notato che c'è un passaggio temporale tra le donne, tra le quarantenni e le sessantenni, c'è questa parte di questa componente di donne tra i 45 e i 50 anni che non sono mature, non sono mature nel senso che non sono anziane, non sono più giovani e stanno in un limbo un po' di spaesamento. Sovente sono questa categoria di donne e come dire, non riesco a trovare il termine per dire, c'è un disagio molto grosso, no? Attenzione! Ho la vaga sensazione che si stia inimicando tutta... No, io... No. Attento, Io sto andando a favore di questa... Non sto arrampicando sugli specchi. Voglio dire, trovo che ci sia un grosso disagio, trovo moltissime donne... Che vabbè, anche gli uomini. Ancora? Divorziate, separate, senza marito, che però sono personaggi straordinari perché non hanno la vacuità della generazione degli anni 80, quelli che sono nati negli 80. Parlo della generazione che è nata nel 70, nel 68, nel 69, e Marzia ha questa età, voglio dire. E quindi non è ancora matura, è ancora in età da poter vivere una vita abbastanza giovanile, che però c'è questo grosso disagio. Tra l'altro colta dal, questo lo possiamo dire, colta da un furore misandrico, questo termine lo sono andato a leggere, che è il contrario di misogino, e questa idiosincrasia verso i maschi. Lei un giorno disse voglio fare un figlio ma non voglio un uomo e quindi ci ritroviamo con questo ragazzo che è cresciuto dai nonni che non avevano un figlio maschio e che quindi ha una tripla genitorialità. E che altro volevo dire? Ma scusami, io poi mi sono perso. Che... Io ti ho fatto domanda dei conti col passato. I conti col passato poi non lo posso dire perché tra l'altro fa parte della storia che è, del colpo di scena che c'è all'interno del libro. No, i conti col passato non lo posso dire, ma è una perdente tra l'altro che si è, come dire, giustifica tutto il suo percorso, non le interessa, insomma vive comunque bene perché lei vive bene del suo lavoro, non ha bisogno non ha voglia di guadagnare di più, insomma da ragazza voleva fare il poliziotto, ho creato questa tipica il contrasto sessuale padre figlia, spesso capita questo, no? Pure Berlusconi la figlia fa quello che faceva lui, Marina, pigliano pure il Covid insieme. Voglio dire. E quindi lei è contenta di fare la poliziotta come fa, ma tra l'altro fa anche lo stesso grado, perché mentre il padre era un maresciallo, lei è ispettrice e quindi stiamo lì. Volevo però
abbiamo detto noir e non giallo, perché la differenza sta lì, no? Il noir è un po' più antropologico, racconta cose. Anche, anche il giallo è un pretesto, insomma l'assassino, l'omicidio, per raccontare la città di mezzo. Non la Scampia violenta, oggi molto meno, perché Scampia è diventato un posto tra l'altro godibile negli ultimi 5-6 anni, però voglio dire, non la periferia violenta e poverissima, non il nostro pariolismo, il posillipo e la grande borghesia, ma la città di mezzo, quella che funziona, questa la nostra. Marzia fa parte di questa nostra città di mezzo, la città operosa che funziona, che è debilitata dall'inefficienza della città, dal deserto, voglio dire, non si vede più un autobus per la strada, i taxi intruppati ancora nel traffico comunque, e qui dentro abbiamo anche una storia di auto, di traffico nella città e tutto quanto, e quindi raccontare questa città e le persone di questa città, che sono quelle che funzionano, che la fanno camminare, e che una volta si definiva maggioranza silenziosa, è quella che sta zitta. Devo dire la verità, ho avuto i complimenti dalla traduttrice francese, da Cleo. Ma d'altronde io, se non fosse stato per il Covid, sarei in Francia 2-3 volte all'anno, perché ho mia figlia lì e ho avuto questa fortuna di frequentare moltissimo la Francia, soltanto, non soltanto Parigi, ma di viverla non come turista appunto, e non solo Parigi ma l'interno, la grande campagna del centro, che mia figlia vive tra la Loira e nel centro e i castelli della Loira, quindi la campagna operosissima e funzionale, che la Francia insomma funziona, nonostante oggi mia figlia mi racconta che ci sia un po' di crisi, qualche fabbrica sta chiudendo, però si tampona in fretta perché è una nazione molto potente, e quindi raccontare Parigi non è stato difficile, anche perché quando ci vado cerco di evitare di prendere le metropolitane, ma non evito per passeggiare, per vivere la città vicolo per vicolo e stradina per stradina e conoscerla bene. Quindi sono riuscito a raccontare, e anche qui, quando si parla di autobiografia, le cose che tu vivi normalmente, i posticini dove vai a bere la bicchiere di vino, e conosco un posto dove il caffè costa meno che a Napoli. No, perché se io qua pago un caffè 1 euro e poi guardo gli occhi intimiditi del povero barista e gli do comunque 20 centesimi e a Parigi prendo un caffè al cavo della Rue de la Huchette per 1 euro, però lì la mancia non la do, mi costa meno che a Napoli. Sì. Allora, nel romanzo diciamo si ripresentano spesso luoghi comuni come la Sfogliatella, il Pozzarotto, che viene definito Missile Biondo. Due domande voglio farti. C'è un po' un richiamo all'infanzia, diciamo così, all'infanzia, e poi quanto è importante, un po' lei ha risposto anche prima, però io da lettrice, soprattutto diciamo vicino al paese di Tuona, sono un attimo persa, scusate, quanto è importante far conoscere insomma la propria città anche ai lettori che non sono fondamentalmente napoletani o anche due compaesani? Due domande. Cioè, aspetta, la prima? La prima con i luoghi comuni, se c'è un richiamo. Sì. Allora, i luoghi comuni, lo diciamo oggi, poi figuratevi, con la nascita di Facebook è la patria dei luoghi comuni, il tanto per. Io vorrei uccidere tutti quelli che dicono tanto per e per cosa, e quelli che sbagliano con i puntini. I luoghi comuni, se li usi, come si dice, ad usum delphini, se li usi perché ti possono servire nel racconto, vanno benissimo. Spiego, il luogo comune è,
se poi lo usi perché non hai argomenti, non hanno argomentazioni, si potrebbe anche stare zitti ogni tanto. Io vorrei dirlo a tutti gli amici, spesso ci sono delle persone che scrivono su Facebook perché c'è questa eruttazione di scrivere qua, oh, stamattina voglio scrivere qualcosa. Se stamattina non hai qualcosa di divertente che possa attirare la simpatia, perché c'è un narcisismo, anche io scrivo, siamo tutti dei narcisisti e vogliamo che la gente si diverta e che ci dia l'applauso oppure il like, no? Evitare di farlo quando tu stesso ti rendi conto che quella cosa stai scrivendo, prima scrivi, poi dici oh no, ho scritto una sciamezza, lascia stare, domani scrivi nel... Oh, per quanto riguarda le radici, io non mi sento neanche italiano, non mi sento neanche europeo, cioè diceva Woody Guthrie, this land is my land, dove metto i piedi quella è casa mia, ho abitato per un mese in Virginia negli Stati Uniti ed ero americano, voglio dire, quindi però le radici ti danno l'imprinting fortemente, quello è importante. E che, oh, più poi passa il tempo, più cresce nel corso del tempo. Quando io per un attimo ho detto Torre del Greco, Pachito ha detto Torre del Greco. Nel frattempo la colonia torrese, voglio dire, è cresciuta, giusto per la cronaca, siamo in tre adesso, cioè al quarto possiamo, quattro addirittura, io a voglia. No, vabbè, cioè... però c'è Titti Berna che è adottata, perché lei è, come ho detto, non c'è probabilmente, quando ho detto che Alberto Angela oggi ha detto che il museo di Ercolano è il più bello del mondo, come... Oh, quindi le radici, spesso Titti Penna ha scritto siamo lavati col fuoco, veramente. Oh, contro le scienze che dicono quelli del nord, no? Per non quelli del nord, quelli della Lega, perdono, quelli del nord sono persone belle come noi. Quindi dicevo, le radici d'appartenere sono importanti, ma ciò non deve significare che poi guardate, apriamo il ragionamento sul razzismo. Il razzismo parte dal... Io raccontavo una storiella, due amici che si incontrano e dice noi che siamo di questo mondo, chissà che schifo c'è negli altri mondi. L'altro amico dice sì vabbè ma noi di questo mondo, dell'Europa, e l'altro dice sì vabbè l'Europa, diciamo che dell'Italia siamo meglio, vabbè ma quelli del nord non sono un granché, fino ad arrivare a Napoli. Fino ad arrivare, vabbè ma tu Napoli di dove sei? Io sono del Vomero, pure io. Ma tu mica sei di via Solina, io sono di via Scala. Cioè, il razzismo è questo. E poi dice, no, io sono pure io di via Scarlatti. Al numero 32, ah, ma mica sei un terzo piano, tu sei quello che fa che rinuncia la coppa. Ti spiego, il razzismo è questo. Quindi le radici sono importantissime, tenerle strette, e raccontarle anche, però poi dopo bisogna liberarci. Fabiano Sera, tocca a te. Il cuore passeggia sui piedi, poi lo riprendo e vivo appena ti vedo, insomma ti vedo negli occhi, ti vedo nei pensieri, ti vedo mentre non dovrei perché sei così lontano, ma la memoria non ricorda solo la visione di una persona, essa rammenta anche le percezioni, il contatto caldo della pelle, e tutta questa roba si chiama amore. Lui sta sempre così, il mio cuore intendo, in un angolo sullo scaffale, lo poso in cucina appena entro. Io ho il mio mobile preferito, quello dove lancio tutta la mia giornata appena passo la soglia. Ci metto le chiavi, il portatile, il borsellino. Come fanno gli uomini senza borsellino? Ora, da quando mio figlio Davide non vive più qui, ci metto anche la pistola, ma soprattutto ci metto il cuore di servizio, quello da poliziotta, e prendo quello di femmina. La pistola sulla mensola mi piace guardarla. Ricordo ancora la prima volta che ne ebbi una in dotazione e tornai a casa raggiante. Papà, mi hanno dato la pistola! E lui che fece gli occhi che non entravano nella stanza. Li aprì grandi e poi disse: allora, tu stacci lontano. Un poliziotto che non è costretto a sparare
non è un cattivo poliziotto. È fortunato e tante volte intelligente. Tu stacci lontano. E io ci dormi tutta la notte, lei sul comodino e io a mezz'occhio. Ecco, io i miei sentimenti di servizio li metto lì sul mobile, insieme alla mia vita del giorno. E poi soffrigo cipolle, ci metto il nero d'avola e i pezzetti di carne infarinati e faccio finta che ci sia Jacopo, che gli 800 chilometri siano due isolati e lui potrebbe arrivare all'improvviso. E comincio a mangiare, tanto prima o poi Jacopo arriva. E quando vado a letto poi penso, ok, forse domani viene. Poi al mattino mi alzo, che il giorno non è ancora sveglio, e spero che mi abbia mandato un WhatsApp. Il giorno non è ancora giorno. Ecco. Provate a immaginare cosa significhi ricevere un messaggio vocale da Fabiana Silva. Allora, ci abbiamo alla conclusione, quello che io chiamo il momento so chi sono io, anche se non ho letto Freud, o il momento Marzullo. Domanda che ho già fatto in un'altra presentazione a Francesco Di Domenico, la ripropongo sperando che cambi la risposta. Ah, meno male, va bene, ok. Allora, la domanda è semplice. Che cosa ti aspetti da Il cuore di Marzia? Cosa ti aspetti? Che Marina Monda, Marina Berlusconi telefoni a Putignano, okay, e gli dica vendi i miei diritti. Grande editore Aldo Putignano. Quindi Aldo, leva il silenzioso, perché se suona adesso rispondi proprio in tempo reale. Sì, che cosa mi aspetto? No, insomma io... Quando uno dice mi ha tirato la molte lettrici mi dicevano sempre dai scrivi il secondo, e non me l'aspettavo, devo dire la verità, mi sembrava minore rispetto al primo. Poi io sto avendo un sacco di lettere in cui mi dicono, io ero un po' intimidito anche, forse ho fatto un po' in fretta, forse non ci ho dato molto pathos, molto tempo. Invece funziona, quindi per fortuna almeno nei primi riscontri, dal primo luglio che è uscito, perché poi questa è la bellezza, che era il giovane Holden, sì. Vorrei incontrare l'autore, e Facebook, questa è una bella cosa, l'autore lo incontrano, gli amici che leggono e ti scrivono, e se uno prende la tastiera o il telefonino per scriverti, significa che non è che voleva farti un complimento ipocrita, certo. Veramente gli è piaciuto. E la migliaia di lettere che mi arrivano, che poi mi commuovono anche, ma, insomma, poi posso dirvi una cosa, ci sei un senso di straniamento, rispetto a non ormai esaurito che cosa mi aspetto da Marzia. Quando Pachito e Aldo mi rimandavano il testo per rileggerlo, è come se non l'avessi scritto io, mi estraniamo totalmente. E c'è una storia dentro, che non posso raccontare assolutamente, in cui piangevo come un bambino. E dicevo, ma che diavolo, ma io non l'avevo scritto io, ma perché piangi? Non è vera questa cosa. E invece mi compenetravo talmente tanto che appunto piangevo a questa cosa. Un ultimo, c'è un racconto in un mio libro precedente, di cui ho fatto un'edizione molto artigianale, io dirigevo una piccola casa editrice, non ho avuto distribuzione, I racconti del mare, non so se c'è ancora in giro. Uno dei racconti, I racconti del mare, si chiama La nave Splendor, è lo spin-off di Marzia, nel senso che chi ha letto già almeno il primo, se lo ricorda o lo troverà qui, l'ispettore Satriani è orfano del padre perché a 16 anni il padre naufragò. Nel racconto La Splendor, che io ho messo nei racconti del mare, c'è la storia del padre. E, è stato un piacere fare questa cosa.
commosso molto questa storia, come se veramente fosse vera. Bene, vi ringrazio. Grazie a te caro Francesco, l'applauso lo merita e come. Allora, io chiudo facendovi un invito, che in questi casi dovremmo dire: compratevi questo libro, perché bisogna aiutare le librerie, quelle là proprio con i librai barricaderi, no? che stanno lì a combattere, perché bisogna aiutare i piccoli editori. Ma io dico: regalatevi questo libro, perché insomma vi rimanga poi forte il ricordo di questa bella serata che abbiamo trascorso insieme, perché non capita tutti i giorni di poter seguire una presentazione seduti sui gradini mentre la gente passa, si ferma, leggono che cosa c'è scritto, si sono goduti la voce di Fabiana Sera. Quindi veramente, per mantenere i ricordi di questa serata. E poi Francesco, dimmi di sì che hai portato il timbro per... ha portato però la pianta, sì. Quindi vi regaliamo una pianta in omaggio, no? No, la pianta era già la prima che la vedeva, se la prendeva. Ok. Claudia Giovanni. Io sono un grande coltivatore di... Ma ve lo porto, scrivetemi, ve lo porto a casa. Ne faccio un sacco di melograni nel mio giardino. Ok. Oh, e voglio dire, e ogni volta mi piace cambiare, nel senso, l'altra volta portai il timbro e mettevo il timbro con l'ex il mio nome, Libris. L'ex Libris. Con Max Fontanarossa ce l'ho ancora, le avventure di Max Fontanarossa. Io ho ancora il timbro, c'è scritto sostituto procura della Repubblica, via del tutto eccezionale. Ultimamente Frassica la sta usando, ma è una mia cosa degli anni 80. Via del tutto eccezionale, quartieri francesi, Italia, giustamente. Oh. Ed era divertente, perché chi comprava il libro in libreria con me aveva questo libro, sta lì ancora. Ebbene, divertirsi ad ogni forse la prossima presentazione che faccio a Casetta Parblè ammazzi qualcuno, no, così vado in bikini. Va bene, allora non vediamo l'ora di seguire una presentazione in bikini di Francesco Di Domenico. Per ora ringraziamo Fabiana Sera, straordinaria interprete di questo libro. Grazie a Serena Napoletano, vi invito a seguire la sua pagina Instagram Un Amore di Carta, sulla quale poi insomma ci sono anche una serie di considerazioni molto interessanti. E come dice quel grand'uomo, che Aldo Pugnano, che non ha ancora avuto la chiamata di Marina Berlusconi, non è ancora arrivata, aspettiamo, magari quella sa che stiamo ancora qui. Mo finisce la presentazione, vi lascio alla lettura del nuovo libro di Francesco Di Domenico, Il cuore di Marzia. Grazie a tutti, buona serata. Thank you.